e bella per tutti voi. In questa top 10 vi mostreremo top 10. Una top. La cop sei tu. La cop. La top 10 delle, del gioco in cooperativa. Ovviamente sono quelli che abbiamo giocato. Davvero, non sono quelli basta, che tutti ci sono. Se posta sempre di sta cosa. Borderlands. Allora, in decima posizione c'è Borderlands. No, basta parlare così. E... Raga, Borderlands è... al contrario di quello che dice Sans, a me è piaciuto tantissimo. Ah, schifo. Come gioco. Non fa schifo, Sans, non di cazzate. Un gioco di merda. Divertente, però sì. La cosa divertente di sto gioco sono le armi, secondo me, perché poi per il resto è un po' tutto un spara tutto sciallo, cioè un po' come tutti gli altri. Le armi però sono qualcosa di fantastico, perché io sto giocando, lo sto giocando adesso e tipo me taglio troppo, anda in giro col fucile a pompa e fa saltare mezzi busti come se fossero vabbè, comunque io pure mi sono divertito, ma solo in cop, cioè ci ho giocato solo in cop. E qua siamo passati a uno dei giochi, secondo me, secondo me, sa pure non solo me, per la PlayStation 2 in coop più divertente. Dark Alliance. Baldur's Gate Dark Alliance, che praticamente potevi, cioè ha sti elementi sempre della storia di D&D, però era completamente differente da quelli del PC, era un po' più action. Diciamo che era un po' più console friendly. Console friendly sicuramente, però c'aveva comunque questa cosa che in coop era divertentissimo, perché potevi andare in giro con l'amichetto, spacca tutto, decidi la classe, curavi, potevi far danno, ma si poteva lootare. Questo giochi ci sono, ci stavano, sì, certo, ci stanno le ceste, ci stanno tutti gli elementi dei... Quindi immagino già gli scontri fra amici. Stronzo, quelle erano amiche. E invece alla 8 abbiamo Dead Island, il gioco co-op per antonomasia di questa generazione. Pensato per imitare un pochettino Left 4 Dead, un pochettino Resident Evil con gli zombie, un pochino anche, non lo so, diciamo, volevo dire un pochino qualcosa pure. Un pochino però. Diciamo che praticamente è uno dei pochi giochi con gli zombie lenti, finalmente. hanno capito. No, che... ci stanno pure quelli veloci. Sì, ma sono comunque dei mostri. Era come anche in Resident Evil c'erano gli zombie, alcuni tipi di zombie magari che erano veloci. Vabbè. Però di base lo zombie deve essere lento. Lo zombie, i zombie devono andare piano, dove sta tranquilli zombie, cioè... E nonostante, esatto, nonostante fossero lenti, però certe volte ci ritrovava anche magari in situazioni un po' barbine. Numero 7, numero 7 abbiamo Gauntlet. Cioè io non lo so se non avete mai giocato sto gioco, comunque è uno dei primi in coop che poi scegliete Warrior, Valkyria, Wizard, Elf, va in giro, ammassi tutti i mostri e così. Spacchi culi. Spacchi tutto. Ora è divertente perché poi è difficilissimo. E stanno delle sale che sono improbabili da risolvere. Ma sai che tipo stanno per realizzare un remake di Gauntlet? Veramente? Assolutamente, in full ultra mega super HD grande pisello. E, e puoi giocarci, puoi giocarci in quattro, come ovviamente ci sarà l'elfo, ci sarà il mago. Era stupendo il cabinato per giocare in quattro a questo, mamma mia, stupendo. E sarà rilasciato su Steam, appunto, quindi numero 6, già un costo numero 6. Alla 6 abbiamo mainstream del cop questo. Mamma mia, regà, Left 4 Dead, il gioco in cui, non lo so, spari come un malato, perché trovi zombie ovunque, pure sulle pareti. Poi vabbè, c'è sta modalità anche competitiva, sempre cooperativa, però è competitiva. È un gioco variegato, infatti è sì, molto, è molto, molto, molto giocato. Esatto. Sì, dai, diciamo che, chiamatemi nostalgico, ma a me sti zombie veloci non piacciono. Oh, devo andare a piano. Poi qua ci sono pure i zombie quelli pazzi, ognuno con le cose sue, caratteristiche proprie. Quello che te slinguazza, quello che schioppa, quello che te mena finché non muori proprio male, te piappizze tipo Bud Spencer. Sì, appisellate. Sì, però vedi, c'è poca varietà, nel senso ci sono quattro personaggi, quattro super cattivi, il Joker, il tank e gli altri. Esatto, cioè, Sì, vabbè, per quello è un po' un fatto. Numero 5. Un po' barbino. Obscure.
Obscure, questo gioco che ricalca un po' le commedie anni 90. Spacchi quelle, vetrine, spacchi. Quelle tipo con gli adolescenti che si vogliono bene, fanno sesso nei ripostigli. Vero. Però insieme a quelle anche gli horror anni 90, basati sul punto college dove vengono ammazzate persone, non si sa chi è l'assassino e così via. E diciamo che è una trama molto originale che riprende lo stile classico che si è visto sotto la mutanda. Attenzione alle chiappe. Non vorrei sminuire il contenuto del video, però. Riprende a manciate proprio lo stile di Resident Evil o Resident Evil, come dite voi. Ed è molto molto bello perché appunto era uno dei primi giochi del genere a sfruttare la cooperativa per risolvere, andare avanti, horror. Così il personaggio fa una cosa, con quell'altro ne fa un'altra, perché hanno le proprie caratteristiche. Qui ci abbiamo Orc Must Die 2, che è un tower defense. Un tower defense un po' atipico, perché devi piazzare le trappole usando il mana del tuo personaggio. Molto divertente questo gioco. È molto divertente, soprattutto in co-op. Certe litigate. Mamma mia, hai messo male le cose! Esatto. Ed è pazzesco, ed è veramente... Non metterlo là, pezzo di merda! Se volete passare qualche ora con i vostri amici, non spendere tanto... E rosicarci con gli amici. Relativamente poco, e rosicarci parecchio. È il gioco che fa per voi. Io ci ho passato non so se quante decine di ore a sto gioco da solo. La vita. Perché nessuno perché vuole mai giocare con Samsung. Perché non abbiamo amici. Quindi per noi i giochi coop sono useless. Sì, numero 3. Sì, esatto. Numero 3. Alla 3 c'è Payday. Numero 3 c'è Payday. Simulatore di rapine. Regà, sto gioco te fa tagliare come non pochi, cioè poi fa le rapine nelle maniere più malate. A me manca, lo volevo prendere, non l'ho preso, però probabilmente... Sì, ma magari uno si aspetta, no, vabbè, devi fare la rapina tutta stealth, no. Vai là, entri, spari a tutti, do goglio goglio, ammazzi. A colpa non voglio. Sì, prendi i soldi e te ne vai, punto, finito il gioco. Però... Anche se pare una cazzata, però invece ti fa tagliare troppo, regà. Vabbè, te la senti un po' così. Sì, a me hanno fatto prendere Ruben. Hanno fatto prendere il due e mi è piaciuto, però no, non mi ha fatto figo. Un po' storcere il naso il fatto che non c'è una trama. Proprio zero, neanche accennata. È tutta azione, è tutta azione. Devi vederti la serie. Numero la 2 serie... E ci abbiamo Portal 2, Portal. Credo. O proprio perché sì, è l'unico che c'ha la cop. Quindi sì, perché ancora non avevo capito. Sì, Portal 2, che oltre ad essere un grandissimo gioco, c'è anche una grandissima cop. Hanno introdotto sta cosetta col 2 che spacca veramente di molto. La cop del 2 è veramente divertente. Infatti non ho mai giocato con voi, è un peccato. Ho giocato con altre persone. Che cos'è sta cosa prima bianca, poi... raga? Eh? Sì, vernice. Cos'è? Vernice. Sì, praticamente è tipo qualcosa che potrebbe essere brutto, ma non lo è. E niente, comunque la figata è che tutto, è giocando in coppia i portali non so più due, ma diventano quattro. Quindi tutti gli elementi del gioco, del puzzle game, diventano ancora più complessi. Perché devi fare tutto con quattro portali. Cazzo, sparo sti cosi, esatto. Certi volte a stomaco. Invece adesso abbiamo Sniper Elite Nazi Zombie Sbam. Army. Tipo la espansione a tema più corta. Abbiamo finita in mezz'ora sto gioco. No, beh, mezz'ora no, però diciamo che in una serata l'abbiamo iniziato, sì, e finito. Eravamo in quattro, mamma mia, io mi sono divertito tantissimo però. Perché sembra una stronzata, e qua anche gli zombie sono lenti, ma se sono lenti gli zombie e sei lento tu perché ma sono tanti però, sa, sono lenti ma sono tanti, cioè, quindi è come sì, dovrebbe essere. Esatto, sono tantissimi. E poi il fatto che ti diano un fucile da cecchino e non un mitra non è che aiuta molto. È un problemino. E veramente è bellissimo. Mi sono divertito tantissimo, nonostante tutto. E Killing Floor, un po' vecchietto, però. Killing Floor, però ragazzi. Beh, perché sta nel bonus sto gioco? Perché è un po' più multiplayer. Sì, esatto. Che cooperativo. Sto gioco. È un po' non si sa che cazzo è, perché... È mezzo cop. Sì, è mezzo cop, ma diciamo che è un po' ripetitivo. È un giochino così che te ci giochi un paio di volte e poi dici... Vabbè, comunque, a me cazzo. Non sarà che ho fatto qualche cosa d'estremo, ma era una cifra difficile. No, sì, era difficile. A me... Perché non riuscivo a piallare, erano non riuscivo zoom. Neanche a iniziare, praticamente. Comunque, cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube, guardate la top 10 dei Weird Games, cioè quelli giochi tutti strani, tipo mezzi tutti giapponesi. Strani, tutti belli. Vabbè, bella, sì. Bella, raga. Bella.